ragazzi, bentornati sul nostro canale. Siamo di nuovo qua con Valentino Rossi Gaming. Ciao a tutti, siamo Francesco e Ciao Alessandro. ragazzi. Come vedete già dai risultati della gara, abbiamo rifatto la gara e siamo arrivati quinti. Da qui proseguiamo la nostra carriera. Esatto. 22 punti, quindi sempre quinti siamo. Sì. Perfetto. Terzi nel mondiale dei. Risultati primi gara. Wow. Va bene. Mazzo. Wow. Ok, grazie. Ok. Andiamo avanti. Però mi sa che cambiamo la sessione di Assetto. gara. Sì, magari sì. Andiamo diretti alla gara, forse. Diretti alla gara oppure facciamo Non so un. se te ne fosci, magari fai un tempo un po' diretti alla gara. Mail. Ha visto il podio di Vale, ragazzi, spettacolo puro. Sì, certo, la prossima gara stiamo arrivando, sono carichissimo. Voi, Austin è tosta. Porca troia, Austin. Qualche consiglio, Vale? Solo che vai nudo tutte le situazioni. Scusate tutti i dettagli, non lasciate niente al caso. Ma scorri giù. Metterò tutta, Vale. Email. Qui, ce ne Ok. sono due. Nel corso della carriera avrai l'opportunità di trovare moto sempre più veloci con cui correre, salire di categoria e cercare di diventare campione del mondo della MotoGP. Durante la stagione ti informeremo quando ci saranno proposte per correre con altri team. Tutto dipende dalla tua reputazione. Più tifosi ti seguono, più team si interessano e migliori saranno le offerte che riuscirai a procurarti, Sara. Ah, il morale del team è alle stelle grazie alle prestazioni che ha ottenuto finora, tanto che tutti i ragazzi sono convinti di poter puntare ancora più in alto. Da qui c'è la certezza che Almeno in sarai terza la. posizione. No! Sei pazza. Ma Sei pazza. dai, va. Circuito di. Non mi dici. No. Sì. Mannaggia Ah, la mia. ricorriamo un'altra volta. Austin. Austin, di nuovo. Allora, opzioni gara. Qualifica e gara. Qualifica gara, sì. Difficoltà Il media, consumo rally sulle gomme la nord. lasciamo? Ma io direi di no. Pure metterlo al 3%. No, vabbè, Sono uscito perché. Va bene. dai. Ok. Va bene. Freno automatico, non ci esiste, va bene. Ok. Via. Casuale meteo. Eh sì, non so perché c'ho l'impressione che stavolta mi beccherò la pioggia. No, sembra sereno però. Sembra. Adesso guardiamo un attimo il settaggio della moto. Sì. Perché nell'ultima gara non è che ci abbiamo vinto più di tanto. Magari guarda prima, fa un giro di prova, poi magari va sul setting della moto. Sì, c'ha Vediamo se è ragione. cambiato qualcosa sulla moto, ci sono più scritte, visto che siamo arrivati quinti. Adesso vogliono un podio addirittura. Tosta, eh? Vogliono il terzo posto, non è facile. Non è per niente semplice. Buongiorno, buongiorno e benvenuti a Austin, Cumulus. stato del Texas. Mancano solo pochi Discesa, minuti e poi cazzo. vedremo le prime moto scendere in pista per dare inizio al tradizionale turno di qualifica. Ok, va bene. Saltiamo. Ok, scendi in pista. Volevo Ah, vedere un messa a punto. attimo, Guidata. messo a punto manuale. Sospensioni. Il fatto è che non ti No, dice io direi questo. automatica. Proviamo sull'automatica, vediamo che dice. Guidata. Dov'è il problema? Entra a percorrere uscita curva, cambia Cambio direzione, rettilineo. rettilini, Velocità. velocità, bassa velocità, come si comporta la moto? Bassa velocità, allungamento dei rapporti del cambio, applica modifica. Vediamo che succede, eh. Scendi in pista e Scende in pista. proviamo. Sì. Addirittura, andiamo in volo.
carità, sì, ma il giro comincia adesso. Vediamo se è meglio o peggio. Che altro, vediamo com'è questa pista. È abbastanza strana. Non è una solida pista, questa è tutta di bassi. Cioè, ci sono delle alture. No, è una scimmia. Brutta cosa. Se te bevi, dico il mio preferito. Spazio impressionante. Una gavetta non tanto male. Bella per quanto difficile. Sì, bella qua, ma io sono che facendo le qualifiche non ci devo piovere, perché se fate che qui non è che il tempo sia un po' molto della uguale, eh. Non ci vediamo, ma qualche sostituzione. Che? Abbiamo letto chilometri, 5 qualcosa, ma siamo arrivati. 1.29. Come migliorati? Sì, faccio un altro giro e poi salto. Ok. Ma che fai? Penalità? No. Vuoi tagliare di tanto? Un consiglio per migliorare la vista. L'accelerazione abbiamo una bella modifica. Sì. Si vede proprio la differenza. Che è molto facile sbagliare e tagliare la curva per prendersi la penalità. Questo è vero. Molto difficile perché ha delle curve molto strette, molto gomito e non è facile. Mamma mia. Mi sono girato con l'acceleratore più o meno. Sì. Leggermente. Sto
che gli ho dato tutto. Comunque, in basso a destra c'è la stanchezza del pilota, ho visto. Sì? Sì, sì. Ok. Aspetta, me l'hai fatta? Sei arrivato al traguardo? Ok. Torno al box. Ok, abbiamo informazioni sulla sessione, no? Dovresti fare. Giusto. Sì. Vediamo che tempi. 15esimo, vabbè, non è male, dai, abbiamo migliorato rispetto all'altra volta, vediamo. 1845. Ok, perfetto. Praticamente più andavamo avanti più ci miglioravo. Sì, beh, forza. Cioè, se no il senso ci sarebbe. Reuse your heart. Che è successo? Abbiamo fatto il ricaricamento. Si aspetta una terza posizione. Ma... piove. Sicuro. Dici che piove? Non lo so, è la prima volta che corriamo sul bagnato in casa. Caloroso saluto dagli Stati Uniti a tutti i telespettatori. Ci troviamo sul circuito. Che culo ti viene. Messa a punto, che ne so. Le gomme. Bagnato. Ah, te ne metteva su? Sì. Allora, tranquillo. Allora, va bene. Scendi in pista. Me l'ha detto molto. Tutto è pronto per la gara, aspettiamo solo che il semaforo si accenda. Oh, mentre i piloti usano questi secondi per trovare il massimo della concentrazione. Vuole. I zuzzi. Immaginavo che avremmo andato a vedere un bagnato. Perché? Così, perché ho detto che prima, cioè prima, nello scorso episodio avevo il timore di correre sul bagnato. E infatti l'amore migliorava del tutto abbastanza, anche io sul bagnato non è che ce la stava più normale, no. Scusa, ma sono troppo concentrato. No, tranquillo. Me la vista parecchio difficile, quindi capisco. Che è sta roba? Comincia a piovere pesantemente, eh? No, forse è anche perché è forte. No, forse piove pesantemente. Dammi due minuti. Datemi qualche speed, bravo. Siamo al capo proprio. Mamma mia. Stiamo alla battaglia per il quarto posto. Che succede dopo questa staccata? Staccata con curva pericolosa a sinistra. Ci ha portato alla seconda posizione. Mamma mia. Questa destra non è difficile, eh? Non è facile, eh? Riusciamo a non verso la posizione, ma ci siamo ancora. Come spanda? L'acqua penso che sia difficile. E poi non giù l'acqua. Sì, ma anche nella qualifica. Però non è il modo migliore a quanto pare. No, cioè momentaneamente sì, magari stringi più sulla curva successiva. Piccolo errorino, ma. O tagliavo. Però non è un problema. È bellissima la partita, magari. Spero un loro. Un loro contatto al più presto. Ah, lo voglio proprio. Sì, beh, cioè, a parte che non ho capito ancora che modo stanno guidando,
però cioè, se dovrei scegliere fra Honda e Yamaha direi KTM direttamente. Tra Honda e Yamaha sceglierei KTM. Sì, sceglierei molto KTM, almeno per il 125-250. Sì. Proprio per il riguardante. Allora, mi sa che il prossimo anno ci sarà il debutto nella MotoGP della KTM, credo che sarà proprio costa, ma forse vabbè il primo anno c'è da dire che passerà anche Lorenzo in Luca, quindi non lo so, è un po' strano qualcosa. Sarà un anno pieno di novità. Torniamo a noi, mamma mia, battaglia per, per la prima posizione, lotta per il podio, impressionante ragazzi. Lui cerca di non tagliare le curve per le penalità. Nicco. Poi ti fai da parte. Sì, infatti. Non molla. Ma fortino come dire che partita non avanza però. Ma stando in scia, a un certo punto c'è cioè, ovviamente va più forte. Vabbè, se le tango proprio. Ho un'interna. Pericolosissimo questa interna. Attenzione qua. Vabbè dai, ci siamo, adesso siamo arrivati un po'. Cazzo, questa non ci voleva. Tempo, con i superpoteri. Questa cosa è bruttissima, io non ce la vorrei proprio su un gioco così proprio. No, non è proprio il massimo, però visto che c'è. Visto che c'è si sfrutta. Ah, proprio. Sì, visto che l'ha fatta, la faccio, la faccio per bene. Bene, dai, quinta posizione. Mamma mia, sono attimi di tensione mentre che si percorre l'ultimo pezzo del secondo giro. Siamo sempre nella lotta per il podio. Siamo qua, in lotta per il podio curva dopo curva. Gara spettacolare, piena di sorprese, piega anche Alessandro sulla serie, proprio piega in maniera molto sportiva, molto da pilota. Noi tagliamo così, no? Grande. La penalità non me l'ha data, quindi. Sì, vabbè, non è che. Cioè la penalità te la davo, ma tu tagli ma sorpassi però. Già. Tu tagli quando succede non dà pace, cioè, almeno per il passo adesso. Ehi, no, cazzo, ma che sta a fare? No, io non ho frenato per niente, quello è vero. Che punto sono ben nato. Ragazzi, che vogliamo fare? Su, stavo là io, Mamma mia. Seconda posizione, sempre lotta per il podio fra i 5 da loro là davanti. Impressionante. Ma ci voleva sì. Proprio zero. Ci provo, ma non è che. Di capisco come. Questi qua dovrebbero essere i pilotati veri. Sì, sono tutti i nomi. Tutti i nomi dei pilotati veri. Non è giusto in reale, le vere. Mamma mia, che staccata forte qui. La paura. Prova all'interna. Aia. Aia, siamo riusciti a darci da questa curva. Rettilineo. Mamma mia, la moto come palla, il pilota allo stremo, anche quest'altro. Ah, Cordolino, moto su una roda, merda. Mamma mia, lunga a destra. Prova in esterna,
esterna staccata di cazzo. Ok, dovremmo stare, lotta sempre per il podio, fra i tre davanti. C'è lui là dietro che bussa le porte. Ci sono anch'io qua. Non vi scordate di me. Non vi scordate di me. E nulla, arriviamo. Cioè, no. È davvero stronzo. Sono in paura. Cioè adesso gliela fa a sorpassarsi. Non lo so, però ci provo. Mamma mia. Cioè non ci credo. Non ci sto a credere. Secondi sul podio. Mamma mia. Non ci credo sul podio. No. Primo podio. Dai, no, che infame, mamma che mia. Infami. Basta. No. Basta. Mamma mia. Aspetta. Vogliamo vedere il podio però. Voglio vedere se c'è il podio veramente. 42 punti, campionato. Siamo saliti di 4. Cioè siamo al quarto posto. Non c'è il podio. Siamo saliti al quarto posto. No, al terzo posto. No, questo è il classico costruttori. Mahindra si chiama la moto. Mai sentito in vita mia una moto del genere. Mamma mia, quanti punti! Adesso un plane. Guarda, vabbè. Bagnato, guarda. Bagnato proprio. Non salì tranquillo. Vai. Ce n'è ancora, eh? No. Finita. No, è finita. Beh, dai. Bene. Ci possiamo anche accontentare qua. So, no, non vediamo, c'è il podio. Vediamo che ci dicono. Mi dispiace che non c'è il podio. Comunque. Sì. Mi dispiace molto. Che mossa io. Non me l'aspettavo, te lo giuro. Detto, ma qual è la fine? Cioè, il tratto finale. Fammelo fa. Sempre alla ricerca di una nuova sfida, ho un po' di offerte che vorrei vedessi. Le trovi in lista. Aspetta. Allora, abbiamo. Forbidelli. Morbidelli. Morbidelli. Complimenti per il podio. Addio. Che è quella cosa davanti che non capisco? È un hashtag? Sì, la chiocciola. Hashtag, addio, vabbè. Te lo sei sudato. Goditi il momento. Hai guadagnato la? Alla grande. Tutti in Spagna per il prossimo Gran Premio. Hashtag? Jerez è un'istituzione, non posso fare male, sono carico, dovrete vedere, aspettate, bravi ragazzi, quando siete così motivati vi riempite d'orgoglio. Va bene, vediamo offerte di contatto, sempre Moto3 credo, penso, sì. E non la prendi? Scusa, ci sei passato sì. Sopra e non la prendi? Sì, stavo vedendo un batti che ce l'abbiamo anche noi. KTM. E noi abbiamo la... Forse ci conviene la Sky però. Ma tu sei matto. Beh, guarda che la prestazione della squadra è tutta un'altra cosa. Cazzo. Al massimo. Questa qui. Anche la KTM. La KTM. Anche questa qua che è la Honda. Beh, ascolta, io andrei sulla KTM perché mi piace un botto. KTM. Però vedi tu, insomma. KTM. Ok, cambia team. Chi se ne frega? Sei sicuro che. Sei sicuro di voler firmare? Che reggerei con loro. No, aspetta. Non te fa cambiare moto adesso. Quindi. Dal prossimo gran premio. Quindi magari noi aspettiamo di finire il campionato. Magari riusciamo a salire di. Sulla moto 2 direttamente, capito? Vero. Va bene. Perfetto. Va bene ragazzi, allora siamo arrivati alla fine del video, come sempre vi invito a iscrivervi al canale e di condividere questi video dovunque, seguiteci su vari social per vedere dietro le quinte di ciò che facciamo, un saluto a tutta l'equipe degli Disaster e da Francesco Alessandro, ci vediamo al prossimo video di Valentino Rossi The Game. Ciao ragazzi! Ciao, ragazzi.